dopo dobbiamo provare le sfide che ci ha confezionato il Guercino. Hai visto la stoffa rossa? Sì, è sotto quella blu. Grazie. Ma io preferisco quella gialla. No, vedi, il Guercino ci ha detto che vuole dei vestiti rossi col drappo blu, non col drappo giallo. Ok. Ciao Bartolomeo, come stai? Bene, e tu invece Ercole? Io sto bene, sono venuto a trovarti. Vedo che come al solito sei sempre molto impegnato. Ma sì, ma perché tu sei venuto qui? Diciamo che sto cercando qualcosa di più divertente, eccitante, appassionante. Mi chiedevo se potevi insegnarmi a dipingere. Ho dovuto studiare medicina. Mi sono stancato, sto cercando... diciamo che mi ispira un altro arte. Ho provato questo schizzo, vediamo se ti interessa. Ti sei sempre preoccupato. E esempio tu, come ti chiami? Lucia. E chi sei? Io sono la sorella del Guercino. Ma aiutante, ma affascinante. Allora, Bartolomeo, hai intenzione di insegnarmi a dipingere? Ma una sola condizione, che prima tu finisca i tuoi studi. Se non ho altra scelta, ok, accetto. Vabbè, allora, dato che sei venuto qui e vuoi imparare a dipingere, daremo una festa in tuo onore. Ok. Beh, di sicuro è una scelta completamente diversa, però comunque è una scelta di sicuro scuola sbagliata. Ma tornando a noi, vediamo cosa siete stati in grado di fare. Dunque, qua non ci siamo, qua neanche e qua neanche, e vi permettete allora di fare soltanto delle chiacchiere? Ma mi viene il dubbio che con voi, pur con la partita da zero. Adesso basta, perché stai sfidando questi ragazzi? Stanno solo divertendo. Che si faccia a casa loro, questo è un posto di lavoro, si lavora. Non capita tutti i giorni che torni Ercole. E poi io mi ricordo che quando tu eri ragazzo volevi divertirti come fanno questi ragazzi, quindi è una cosa assolutamente normale. E va bene, per questa volta passa, ma la prossima no. Ciao. Per poter girare in scuola bisogna avere innanzitutto alcuni concetti. Non ho avuto la possibilità di studiare a scuola, quindi tutto ciò che ho imparato è stato grazie alla mia passione personale, allo studio e all'esercitazione come autodidatta. Mi sono accorto che più leggo, ovviamente la sera per esempio, più la passione per le mie opere aumenta, quindi leggere e studiare diventa estremamente importante anche per la pittura. Sapete per esempio a che cosa mi riferirò quando vi chiederò una figura più classica, più romantica o barocca? Il classico esprime un canone di bellezza oggettiva, di chiarezza razionale, di quiete e di dignità. Il romantico invece esprime bellezza soggettiva, passionale più che razionale, di ansia e non di quiete. Il barocco esprime un canone di enfasi e ridondanza esagerato. Nel nostro secolo del 600 possiamo intravedere lo stile classico, romantico e anche realistico. Che significa realistico? Ma come? Non avete visto l'opera di Ludovico Carracci, dipinto nella chiesa dei Cappuccini 100? Quell'opera è stata la mia fonte ispiratrice. Fin da quando ero bambino sono rimasto folgorato da quell'opera. In quell'opera i personaggi sembrano così veritieri, questa è la vita quotidiana. Ma tornando a noi, vediamo se riuscite a decodificare le mie opere. Come sono i miei personaggi? Presi dalla vita quotidiana, maestro.
Esatto, tutto ciò che mi interessa rappresentare è l'istintività dei miei personaggi. Possiamo dunque dire che sono realistici. Allora, vediamo se riuscite ad individuare i simboli di San Pietro. Ma come? Ma vedevo di proprio tutto? Per simbolo si intende una figura, una cosa concreta, che possa addirittura sostituire il santo stesso. Per esempio, l'aquila per Giovanni, il leone per Marco. Allora, avete individuato i simboli di San Pietro? I simboli di San Pietro sono la tiara e la carta del vescovile. E nell'altro quadro sono il gallo e le chiavi. Esatto. Allora, sapete adesso dirmi quali sono i simboli di San Francesco? Le stimmate, il saio marrone, grigio nero, cinto da una corda con tre nodi, e simboleggiano i tre nodi religiosi, la devozione, la preghiera e la castità. Esatto. Ora, alcuni di voi, vanno a disegnare i simboli delle mani rivolte verso l'alto, e alcuni altri di voi vanno a prendere il sabbia per l'imprimatura. A dopo.